io sono cresciuta fra le audioguide, perché la mia famiglia ha letteralmente inventato questo tipo di servizio. Nel 59 mio padre ha inventato le prime videoguide, le prime audioguide, che sono state installate nel Duomo di Milano, ed erano delle macchine fisse dove si metteva la moneta e si ascoltava l'audio, e questo è stato il punto di partenza della interpretazione attraverso la tecnologia del patrimonio culturale a livello europeo, potrei dire addirittura mondiale, perché non esisteva da nessuna parte prima. Adesso ovviamente si è evoluta la tecnologia, ma dal mio punto di vista la cosa che era la base di quel tipo di racconto resta il nocciolo duro di questo tipo di servizio, perché le tecnologie dal mio punto di vista sono lo strumento che serve per raccontare, il centro della questione è il racconto. Infatti la mia preoccupazione anche è questa attenzione eccessivamente elevata nei confronti della tecnologia. Credo che si debba sempre partire da un progetto narrativo. Il progetto narrativo è il cuore della visita museale, e gli strumenti che si utilizzano per raccontare possono essere vari, ma devono essere sempre scelti in relazione a questo. Secondo me le audioguide continuano ad essere uno strumento di forte utilizzo, di forte interesse e anche necessarie e utili. Penso che tutte le tecnologie tipo Oculus, realtà aumentata, virtual reality debbano essere utilizzate con parsimonia e attenzione, perché non sono quelle l'oggetto della missione, non sono quelle l'oggetto della visita museale. Questo è il mio punto di vista. Sicuramente possono essere utili per fare degli approfondimenti, possono essere utili per entrare meglio nel contenuto, ma credo che si debba stare attenti a farne un uso eccessivo.